si parte e sarà il Benfica a dare il calcio d'inizio a questo match proprio con Morera, che sarà il primo a toccare il pallone, il primo pallone giocato dalla squadra portoghese, con l'appoggio per Gonçalo Calisto Oliveira, che dialoga con il compagno di reparto. Ricordiamo 20 minuti per tempo e direttamente calci di rigore in caso di parità per determinare la prima finalista di questo torneo. Palla buona per Diego Gomez, che prova a spingere sulla corsia centrale, poi allarga, possibilità per il Benfica, conclusione di Guilherme Martino Peixoto, deviata con la difesa del River che ribatte il pallone in fallo laterale, rimessa a battuta con la pressione e il fallo subito da Gonçalo Carvalho Morera, primo fischio arbitrale per decretare il calcio di punizione a favore dei portoghesi. Subito la pericolosità di Morera, che sicuramente il River Plate conosce bene, visto che è un giocatore che è stato molto pubblicizzato anche prima dell'inizio di questo torneo. Abbiamo visto infatti le difese avversarie concentrarsi con due, a volte anche tre difensori proprio su Morera, che anche per questo motivo ha avuto a tratti difficoltà a esprimere il suo talento. Vediamo cosa esce da questo primo calcio di punizione della partita per il Benfica. Pallone calciato direttamente verso la porta, in due tempi il portiere Jarosevic del River Plate effettua la parata. Abbiamo visto in questo torneo tanti ottimi portieri, Jarosevic è sicuramente uno di questi, più volte ha salvato la sua porta in circostanze anche tutt'altro che facili. Primo tentativo intanto di affondo del River con questo lancio in avanti diretto proprio per Claudio Echeverri, il giocatore probabilmente di maggior talento di questa squadra argentina. Rimessa laterale per il numero 4 Lucas Obregón, che non riesce però a ricevere la palla di ritorno. Ottimo intervento in scivolata da parte di Hugo Rocas a fermare la possibile ripartenza del Benfica. E rimessa laterale a favore dei portoghesi dal lato sinistro con Gonçalo Oliveira, va a cercare Moreira in due ancora a chiudere, uno davanti e uno dietro l'attaccante portoghese, e il River spazza il pallone fuori dal campo. Rimessa a favore del Benfica, ancora con Gonçalo Calisto Oliveira, cerca Morera che gioca bene di sponda per Leandro Alexandre, non riesce però il numero 8 a tenere in campo il pallone e sarà quindi rimessa laterale a favore del River Plate. Abbiamo visto nei primi due giorni di questo torneo, mentre rivediamo la bella giocata di Moreira, abbiamo visto delle gare più aperte con più gol segnati, poi con l'importanza delle partite che è salita abbiamo visto match più difensivi. E qui a proposito di difese, ottimo l'intervento da parte di Guilherme Martino Peixoto a fermare la percussione di Echeverri, squadre più attente, meno disposte a scoprirsi in queste gare in cui non c'è domani, in cui soltanto chi vince rimane in corsa per la vittoria, come normale che sia anche a questo livello. Qui sbaglia intanto il Benfica e regala un pallone importante agli avversari, possibilità per il River, conclusione che è terminata sopra la traversa proprio da parte di Echeverri, che sta provando subito a mettersi in luce. Qui è stato bravo a rientrare sul destro per calciare, anche se la mira non è stata perfetta. Rivediamo come riesca Echeverri a evitare la difesa di Diego Gomez per poi scagliare il pallone sul fondo. Calcio di rinvio per il portiere del Benfica Miguel Vieira, che calcia un pallone diretto su Morera, che ha la possibilità di sprintare verso l'area di rigore avversaria. Morera ha cercato il colpo sotto per scavalcare il portiere Jarosevic, che però non si è fatto beffare, ha capito in anticipo le intenzioni dell'avversario. Subito il River riparte, ottima la combinazione fra Barreto ed Echeverri, legge bene la situazione però il Benfica. Qua rivediamo il tentativo di Morera, il colpo sotto a scavalcare il portiere, lo scavino, e però non ha funzionato per il talentuoso attaccante con il numero 10, prima vera occasione della partita per il Benfica. River che però ce la sta mettendo tutta anche oggi, sbaglia il Benfica in fase difensiva, il salvataggio poi sull'occasione per il numero 10 Elias Barreto, pallone respinto dalla difesa della squadra portoghese con Leandro Alexandre. Partita già ricca di opportunità in questi primi 4 minuti, ancora Morera che deve giocare di sponda ma finisce a terra, non c'è fallo, si continua a giocare con il River che ha la possibilità di ripartire. Morera, come dicevamo prima, controllato in modo sempre molto attento dalla difesa avversaria, che sanno benissimo quali sono le sue potenzialità. Invece c'è Gonçalo Calisto Oliveira in vantaggio su Elias Barreto, palla messa fuori, ultimo tocco del River Plate, rimessa a favore dei portoghesi. Gioca da centravanti vero, pur essendo un giocatore non fisicamente imponente a questa età Moreira, costretto spesso a giocare di sponda per i compagni come ha provato a fare in precedenza. Qui il fallo per gioco pericoloso commesso da Echeverri, che ha alzato
la gamba e si scusa con l'avversario, ovvero il numero 2 Martin Maria Ferrera, che ieri ha segnato un gol molto bello nella gara con la Roma, difensore capace però di spingersi in avanti, di partecipare alla fase offensiva utilizzando le sue qualità di tiratore. Eccolo qui proprio Martin Maria Ferrera che avanza fino alla metà campo per poi servire Diego Gomes, ha spazio per avanzare Gomes che prova a toccare verso Morera, respinge il pallone alla difesa del River Plate, poi ancora Martin Ferreira, la sponda di Diego Gomes per Leandro Alessandro, e Morera non arriva, viene anticipato, il River ha la possibilità di lanciare questo pallone in avanti, recupera subito però la difesa portoghese che mette la palla fuori, e qui abbiamo visto inquadrato il tecnico del Benfica Pedro Daniel Miranda Faria che dava indicazioni ai suoi giocatori. Ancora una palla terminata fuori, vediamo di chi è la rimessa del River Plate, dice l'arbitro, la effettuerà il numero 4 Lucas Obregón che deve però arretrare di qualche metro, va Obregón ad appoggiare il pallone in avanti, lo scambio con Barreto, ancora Obregón che cerca la profondità per Echeverri, là in mezzo nel cuore dell'attacco del River Plate c'è il numero 8 e si è meritato questa opportunità là in mezzo da titolare viste le ottime prestazioni delle gare precedenti. Benfica che cerca ancora di innescare Morera, c'è l'anticipo però con il numero 5 Rocas, si lotta al centrocampo, possibilità per il numero 10 Barreto che non aggancia il pallone, poi il Benfica lo rilancia nella metà campo argentina dove De La Cuesta prova a far ricominciare l'azione del River. Echeverri lotta sulla corsia offensiva di sinistra con Guillermo Martino Peixoto, palla fuori, rimessa per la squadra portoghese dopo i primissimi minuti con diverse occasioni. Adesso questa è diventata una gara più giocata a centrocampo, Diego vede arrivare a rimorchio Leandro Alessandre e lo serve, la palla si allarga poi verso destra, lo scambio tentato con Morera e Guillermo Martino Peixoto che continua a lottare su questo pallone messo fuori dal River ma con ultimo tocco del numero 3 del Benfica. Rimessa laterale quindi per gli argentini quando sono trascorsi i primi 7 minuti di questa partita, e adesso c'è il tentativo di Echeverri quasi in rovesciata, ancora River prova a liberarsi dalla marcatura di un paio di avversari ma deve appoggiare il pallone su Obregón che lo serve in modo un po' rischioso verso Rocas, poi il lancio in avanti sempre per Echeverri, anticipato, attenzione a Moreira che ha la meglio sul primo difensore, poi tornano in tre a cercare di fermarlo, lui deve scaricare il pallone per Gonzalo Calisto Olivera, il tentativo di Diego che non calcia ma allarga per Guillermo Martino Peixoto, fermato molto bene in scivolata, c'è Martin Maria Ferrera che può alimentare l'azione del Benfica, la battaglia con De La Cuesta, il pallone messo fuori dal numero 11 del River Plate, ancora Martin Maria Ferrera contro due avversari che lo fermano, il lancio in profondità per Leandro Alessandre anticipato dalla difesa del Benfica che adesso sta provando a prendere il controllo dal punto di vista tattico a centrocampo della partita. Martin Ferrera riceve l'appoggio di Diego Gomes, salta un primo avversario, cerca ancora di saltarne un secondo, viene fermato però da De La Cuesta, si lotta ancora Martin Ferreira e poi Diego che effettua questo cross, non ci arriva però Gonzalo Calisto Olivera che deve inseguire il pallone fino alla linea laterale, palla fuori, ultimo tocco del numero 4 del Benfica. E qui rivediamo ancora le giocate di Morera, abbiamo parlato della grande classe di questo ragazzo undicenne che ci ha fatto vedere ottime cose, non soltanto lui però perché anche i giocatori del River Plate, in questo caso numero 10 Elias Barreto, hanno le qualità per ingannare gli avversari ed effettuare giocate molto belle come quella che abbiamo appena rivisto. Adesso il Benfica con Guillermo Martino Peixoto, Morera di sponda, possibilità e conclusione che termina fuori di un soffio per Diego Gomes. Ancora la combinazione fra quelli che sono forse i due migliori giocatori di questo Benfica, Morera costretto dalla difesa avversaria a scaricare spesso per i compagni perché può effettuare solitamente solo un tocco di palla viste le attenzioni che il River gli sta riservando e lui sta provando a fare l'assist man, ancora un tocco di Morera per Gomes, la conclusione di prima intenzione del numero 6 è larga rispetto al palo alla destra del portiere Jarosevic, da sottolineare però anche l'intelligenza tattica di Morera che ancora una volta di tacco permette a Leandro Alessandre di scattare verso la porta, Jarosevic esce bene, poi gli frana addosso Leandro Alessandre, rimane leggermente acciaccato ma nulla di particolare per il portiere del River che si rialza subito. Diciamo l'intelligenza di Morera che anche qui
ci va di tacco perché si rende conto che lui la palla non la può giocare, vista l'attenzione che la difesa avversaria gli sta riservando, deve coinvolgere i compagni, deve più che altro fare le sponde in questa partita, e lo sta facendo piuttosto bene perché già in almeno un paio di occasioni ha lanciato i compagni verso la porta con questi tocchi sempre molto precisi. Qui sbaglia invece il Benfica, la palla è del River con Obregón, poi però viene subito fermata la manovra degli argentini, riparte la squadra portoghese, Diego Gomes, percussione centrale, si porta fino al limite dell'area di rigore, ancora Diego Gomes, cerca Moreira, chiuso da Obregón al momento in cui stava per calciare, e poi il numero 11 della Cuesta cerca invano di evitare che la palla termini fuori. Sta crescendo il Benfica, che sta provando a mostrare le sue qualità. Qui Diego Gomes che si fa quasi tutto il campo, poi si inventa questo passaggio molto bello, quasi no look per Moreira, stoppato al momento del tiro. Attenzione a questa palla persa però da Gonzalo Calisto Oliveira, che dà la possibilità per un attimo al River di pensare al contropiede. Poi buon lavoro di Diego Gomes che si mette lì e subisce fallo, permettendo ai portoghesi di riconquistare il possesso del pallone su un campo così corto e con soli 7 giocatori in campo, 6 di movimento più portiere. I contropiedi sono sempre una delle armi principali che le squadre hanno a disposizione, e devono le squadre stare molto attente a non perdere palla in posizioni pericolose, perché abbiamo visto in questo torneo tantissimi gol segnati proprio su queste ripartenze. Calcio di punizione per il Benfica, il gol da poco oltre metà campo, il gol dell'1-0, esecuzione straordinaria, il vantaggio del Benfica segnato da Gonzalo Calisto Oliveira, una palla calibrata benissimo dal numero 4 dei portoghesi, guardate come ricade dove non può arrivare il portiere Jarosevic. Abbiamo visto tanti gol da fuori in questo torneo, ma quasi tutti su palloni tesi, non su conclusioni calibrate in questo modo, con la palla che è scesa verso la porta. Un colpo di bravura permette al Benfica di aprire le marcature in questa semifinale, 1-0 per i portoghesi al 12° del primo tempo. River che ha giocato bene i primi minuti, poi è stato schiacciato dalla squadra in maglia rossa per i minuti successivi, e ha pagato caro questo abbassamento di baricentro con il gol subito sulla prodezza, su punizione da parte di Gonzalo Oliveira. Adesso questo tentativo del River si spegne con il pallone che termina oltre la linea di fondo, e allora il portiere del Benfica, Miguel Vieira, è pronto a rimettere in campo la sfera. La panchina del Benfica è decisamente soddisfatta per il gran gol firmato da Gonzalo Oliveira. Adesso anche qualche cambio è stato effettuato, ma attenzione, Eceferri, possibilità di metterla dentro per Barreto, interviene però Miguel Vieira, si salva miracolosamente il Benfica sulla doppia occasione del River. Ha fatto una gran cosa Vieira, tornando verso il palo per negare, per chiudere l'angolo a Elias Barreto, calcio d'angolo per gli argentini che stanno reagendo subito molto bene. La conclusione al volo di Barreto però è troppo debole, il Benfica spazza via, pallone poi difeso da Olivio Leonardo, recuperato dal River con questo cross in mezzo ancora indirizzato verso Elias Barreto. Attenzione però alla possibile ripartenza per i portoghesi, non c'è più Moreira là davanti, ha effettuato qualche cambio il Benfica mandando in campo André Valente Novo nella posizione di centravanti. Ancora il River recupera palla, poi tutto fermato però da Martin Maria Ferreira, e conduce questa possibile contropiede, lo scambio con Guilherme Martino Peixoto che lancia André Novo, carica il destro e manca non di molto il bersaglio. Bella partita, ritmi molto alti in questa prima semifinale al Venice Champions Trophy. Ci ha provato André Valente Novo, vero giocatore che sta sostituendo Gonzalo Moreira in questa fase di partita, e qui il lavoro difensivo di Martin Maria Ferreira, che è molto bravo perché si mette fra avversario e pallone tagliando fuori l'avversario. Abbiamo rivisto nel frattempo la conclusione di Martin Maria Ferreira e il doppio intervento dell'ottimo Miguel Vieira, che ha fatto un grandissimo recupero per chiudere il palo, per chiudere sul palo e negare il gol a Elias Barreto. Doppia parata di notevole qualità quella dell'estremo difensore del Benfica, che non è soltanto una squadra che attacca molto bene, che ha qualità là davanti, ma può contare anche su un portiere di notevole livello. Calcio di punizione, qui fallo subito dal numero 10 Elias Barreto, arriva Luca Sobregone per incaricarsi dell'esecuzione di questa punizione. Noi siamo quasi al 15° minuto del primo tempo, Benfica avanti grazie al gol di Gonzalo Calisto Oliveira su punizione calciata poco oltre la metà campo, che ha preso una parabola perfetta
si è infilata in rete Elias Barreto per questo calcio di punizione, 2 in barriera per il Benfica. Momento importante di questo match, va a Barreto, pallone calciato morbido verso il secondo palo, non trova però la misura giusta per servire i compagni che stavano arrivando da dietro, e allora Michel Viera può andare a raccogliere il pallone dietro la sua porta, sistemarlo sul punto di battuta per questo calcio di rinvio. Benfica apparentemente in controllo della situazione, anche se la reazione del River non è mancata, e qui sbaglia Michel Viera, c'è però André Noto che può scattare, deve uscire fuori dalla sua area di rigore Jarosevic per anticiparlo, subito da Jarosevic in avanti per Eceferri, ancora una volta Michel Viera si salva alla grande mettendosi il piede destro sulla conclusione di Eceferri, ha salvato la sua porta in numerose occasioni Michel Viera. Abbiamo parlato in fase di presentazione dell'altro portiere, ovvero Jarosevic, ma fin qui è Michel Viera che si sta davvero disimpegnando molto bene. Adesso il controllo di Eceferri, il suo destro in diagonale, ci mette il piede con un grande istinto il portiere portoghese, si è accorto che con le mani non ci poteva arrivare, la cosa migliore era provare ad allungare il piede, cosa fatta molto bene. Dall'altra parte del campo fallo su Diego, che continua lì in mezzo a essere una spina costante nel fianco del River con le sue percussioni, appena un minimo di spazio, un giocatore molto rapido e molto bravo a innescare i compagni. Torna Moreira al posto di Diego, con il numero 7 va in campo anche Paolo Alexandre Silva Sousa, 2 cambi per il Benfica che dopo circa un paio di minuti di riposo rimanda in campo il suo leader Gonzalo Moreira. Calcio di punizione, ci riprova con un tentativo molto simile a quello del gol Gonzalo Calisto Oliveira, la palla però questa volta non scende a sufficienza, la parabola disegnata non è perfetta come quella della punizione precedente. Il River va lungo ancora il pallone giocato dal Benfica, tentativo di scatto da parte di Paolo Alexandre Silva Sousa, finisce il campo però con la palla che termina fuori. River Plate pronto per la rimessa, ultimi 3 minuti 10 secondi del primo tempo, Benfica avanti 1-0 in seguito alla perfetta punizione calciata da Gonzalo Calisto Oliveira. Il pallone è controllato da Eceferri, che si sta provando anche a sacrificare molto per i compagni in questa partita, contrasto piuttosto duro, scontro fra Guilherme Martino Peixoto e il numero 11 Agustin De La Cuesta. Il fallo è stato fischiato al giocatore argentino, credo, sì, calcio di punizione a favore del Benfica. Qui rivediamo proprio il contrasto molto duro con Guilherme Martino, che aveva staccato prima del giocatore del River e poi ha subito il fallo sul disturbo dell'avversario. Conclusione intanto da fuori area da parte di Paolo Alexandre Silva Sousa, che finisce fra le mani il portiere Franco Jarosevic, ben piazzato e bravo a proteggere la sua porta. E adesso il River che si propone sul fronte sinistro, fallo di Gonzalo Moreira a fermare l'avanzamento dell'avversario. Il calcio di punizione per gli argentini battuto da Agustin De La Cuesta, che lo deve però ripetere perché l'ha effettuato con la palla in movimento, e quindi l'arbitro gli chiede di rieffettuare la punizione. Sale Eceferri che si porta fino al limite dell'area, di vicino c'è anche Ugo Rocas, batte il pallone della Cuesta per Eceferri che cade in area di rigore, ancora una volta ben controllato dalla difesa avversaria. Lancio per Moreira, 1-1 fra Moreira e Jimenez, Moreira, conclusione! Fuori di un soffio, Gonzalo Moreira sfiora il 2-0 per il Benfica, sempre molto difficile da contenere per le difese avversarie che gli mettono addosso chiaramente il difensore migliore, ma a volte non basta, e qui Jimenez ha fatto il possibile ma ha comunque concesso il tiro al talentuoso giocatore portoghese. Attenzione a Eceferri, altrettanto talentuoso, sfugge via 3 difensori, poi al momento del cross la palla diventa quasi un assist per il portiere Michel Viera. Ultimi 75 secondi del primo tempo, Benfica che ci riprova, anticipato però il pallone diretto su Leandro Alexandre da Lucas Obregón, e allora è River che manovra verso sinistra con De La Cuesta, prova ad affondare De La Cuesta, viene fermato dopo un tentativo di slalom, ancora Moreira 1-1 con Jimenez, questa volta deve fare da solo perché non ha compagni su cui appoggiare il pallone, prova comunque in qualche modo a passare e alla fine è bravo a subire fallo. Jimenez sa che a volte devi usare le maniere forti perché altrimenti è impossibile fermare Gonzalo Moreira, e qui lo ha fatto con Moreira, bravissimo a temporeggiare aspettando che arrivassero compagni a dargli manforte. Eccolo qua l'1-1, Moreira si rende conto che può fare altro che aspettare perché da lì non poteva certo sfuggire via
e proporsi in avanti. Calcio di punizione, intanto il colpo di testa mancato di un soffio da Morera, con la palla che ricade fra le mani di Jarosevic. Ultimi 15 secondi del primo tempo, River che ci prova con il lancio lungo di Della Cuesta, possibilità per Barreto che la mette giù sulla corsia centrale, poi allarga Echeverri, le sue finte arrivano in due a chiuderlo, compreso Guilherme Martini Opeisotto che ferma il numero 8 del River. Attenzione a questa possibilità per il Benfica, lancio verso Morera, Morera riceve in area di rigore, cerca il pallonetto e manca di un soffio il bersaglio, era in posizione dubbia, forse non in fuorigioco perché non nell'ultimo terzo di campo, infatti si riceve la palla fuori dall'ultimo terzo, infatti la posizione da regolamento in questo caso è regolare, ma Morera ha cercato il colpo sotto senza riuscire a trovare il bersaglio. Finisce qui il primo tempo, River Plate 0 Benfica 1, decide finora lo splendido gol su punizione di Gonçalo Calixto Oliveira. Piccola pausa per noi, torniamo fra poco per raccontarvi la seconda frazione di gioco. Si riparte, secondo tempo in cui il Benfica attaccherà da sinistra verso destra, vi ricordo in caso di parità subito calci di rigore, si gioca per affrontare poi domani nella finalissima la vincente della seconda semifinale, quella che seguiremo a seguire subito dopo questa, quella che vedrà opposte Lugano e Atletico Madrid, con tanto interesse per vedere se la squadra della Svizzera, che fin qui ha davvero impressionato perché contro pronostico ha vinto diverse partite, l'ha fatto molto bene, vedremo se riuscirà a confermarsi anche contro quella che invece è sembrata in assoluto la squadra più forte, quella che ha espresso il miglior calcio in questo torneo, ovvero l'Atletico. Vedremo se gli spagnoli si confermeranno anche contro gli svizzeri. Palla recuperata dalla squadra argentina, River che ci prova, numero 10 Verri che si avvicina all'area di rigore, poi calcia, salvataggio sulla linea e poi conclusione sull'esterno della rete. Il Benfica si salva miracolosamente sul tentativo di Echeverri, che ha fatto una grandissima cosa per liberarsi al limite dell'area e poi ha provato a spingere il pallone oltre il portiere, ed è stato ancora lui, Gonçalo Oliveira, l'autore del gol, che di fatto ne ha messo a segno un secondo, perché questo intervento vale quanto un gol, ha salvato la sua porta da quello che sarebbe stato gol sicuro. Gonçalo Oliveira protagonista su entrambi i lati del campo in questa partita. Si rimane sull'1-0 Benfica, con il River che effettua questa rimessa laterale, ancora Echeverri, va via i difensori avversari, intervento in scivolata puntuale di Martin Maria Ferrera a deviare il pallone in calcio d'angolo. Sta facendo davvero ottime cose in questa partita Echeverri, calcio d'angolo battuto dal River. Attenzione al tentativo di Obregón che però manca il pallone, scivola e dà il là al contropiede, 3 contro 3 del Benfica. Morera va a destra perché vede arrivare a rimorchio Leandro Alessandre. Leandro ancora cerca di tornare da Morera, fa buona guardia la difesa del River che però poi sbaglia in fase di impostazione, e allora ancora Gonçalo Oliveira con il pallone servito verso sinistra, doppia finta per Guilherme Martini Opeisotto, finisce giù Morera, spazza via il pallone Ugo Rocas. Attenzione alla sponda di Echeverri per favorire l'inserimento in mezzo da parte di un compagno, fermato in modo irregolare perché c'è stato fallo di mano commesso da Diego, era Barreto il giocatore che stava arrivando alle spalle di Echeverri. Calcio di punizione per il River battuto da Rocas che serve Della Cuesta, ancora Echeverri che cerca di nuovo l'azione personale, non si fa superare questa volta Maria Ferrera che ferma il numero 8 del River, sbaglia ancora il Benfica, Della Cuesta prova il cross ribattuto sempre da Martin Ferrera, sta crescendo il River Plate grazie soprattutto alle qualità di Echeverri che ha davvero espresso tutto il suo talento in più occasioni in questa partita. Qui proprio Echeverri viene fermato però dal Benfica, ci prova Guilherme Peixoto, sbaglia, poi però la conclusione di Agustin Della Cuesta è piuttosto lontana rispetto alla porta difesa da Miguel Vieira che ha salvato il risultato soprattutto con quella doppia parata nel corso del primo tempo. E adesso con calma mette giù il pallone per effettuare questo rinvio dal fondo, cerca Morera, palla troppo lunga per il suo numero 10, eccolo qui ancora Echeverri che può attaccare Martin Ferreira, le finte di Echeverri che vuole tornare verso il centro, palla poi messa fuori dal River con l'errore di Ulises Jiménez che sbaglia la misura e l'appoggio verso sinistra, e allora Martin Ferreira effettua la rimessa, va poi da Diego che prova la solita percussione centrale, decide di fermarsi attaccato da due giocatori avversari che gli strappano il pallone con il recupero perfezionato da Rocas. Attenzione ancora alla River, Echeverri, la conclusione
E l'intervento da parte del portiere Miguel Vieira era comunque in fuorigioco e Ceveri, quindi non sarebbe stato valido un eventuale gol. L'arbitro ha fermato il gioco prima del tiro, che poi comunque è stato effettuato da Echeverri, che però, ripetiamo, era in offside. Comunque possiamo ammirare l'ennesimo ottimo intervento di Miguel Vieira, che ha negato al di là poi del fischio arbitrale il gol all'attaccante argentino con il numero 8. Moreira gioca ancora di testa, questa volta di sponda per i compagni. River che recupera per un attimo il pallone, ma lo perde ancora Diego, fermato Moreira, fischio arbitrale, c'è stato fallo commesso su Diego, che adesso vediamo zoppicare mentre si allontana dal punto. Qui rivediamo il pallone per Echeverri, che effettivamente sembra in offside al momento in cui la palla gli viene servita, e ricordiamo che il fuorigioco viene applicato soltanto nell'ultimo terzo di campo dopo la linea tratteggiata che vedete sul terreno del chicciato. Attenzione, perché da lì Gonzalo Calisto Oliveira ci ha già mostrato le sue qualità. Ci riprova il numero 4 del Benfica, palla ancora troppo alta come nella precedente occasione, non come invece in quella più fortunata del primo tempo, quando ha sbloccato la situazione con uno splendido gol. Ci rimane quindi sull'1-0, un solo gol separa Benfica e River in una prima semifinale davvero molto combattuta e molto interessante. Gli argentini ci provano con la palla ricevuta da Echeverri, che allarga a sinistra per Della Cuesta, area di rigore Della Cuesta, Martin Ferreira molto puntuale ancora una volta nel suo intervento difensivo in scivolata per annullare il tentativo di Della Cuesta. Martin Ferreira ha il fisico per essere già un difensore molto solido e molto difficile da superare, lo ha dimostrato più volte in questo torneo. Miguel Vieira allontana la conclusione al volo poi da parte di Obregón, respinge la difesa del Benfica, e attenzione al tentativo di Martin Ferreira, c'è Moreira per l'opportunità e il salvataggio sulla linea da parte di Obregón. Ha cercato Leandro Alessandre uno scavino con il mancino, Obregón ha fatto veramente un miracolo salvando in rovesciata sulla linea. Lo rivediamo qui, pallonetto e salvataggio in rovesciata sulla linea di Obregón. Azione davvero miracolosa quella del numero 4 del River Plate, dopo che Leandro Alessandre aveva cercato di scavalcare il portiere con un pallonetto. Si rimane però nella metà campo offensiva del Benfica, anche se adesso è River che ha la possibilità di cercare una ripartenza, lancio verso sinistra, inseguimento al pallone che però non va a buon fine da parte di Fabrizio Diaz. Bellissima partita, nonostante un solo gol sia stato segnato, ma le occasioni sono state tante da entrambe le parti e anche le giocate di qualità sono state numerose. Davvero clamoroso il salvataggio in rovesciata di Obregón qualche istante fa. Ancora il River prova Della Cuesta a far filtrare il pallone in avanti, legge bene in fase difensiva Martin Ferreira e lo mette fuori. Rimessa laterale per il River, sempre con Agustin Della Cuesta, che cerca di andare da Echeverri. L'intervento in anticipo da parte di Martin Ferreira, la palla messa ancora fuori, Della Cuesta sempre lui per la rimessa, Echeverri, l'anticipo da parte di Leandro Alessandri, ancora River però sbaglia, Rocas, Moreira uno contro uno con Jimenez, alla meglio il difensore del River Plate, Della Cuesta, il suo appoggio in avanti per Echeverri, che ancora cerca di superare uno contro uno Martin Ferreira, va al tiro con il mancino, pallone deviato da Gonzalo Oliveira, può alimentare l'azione del River Plate il numero 3 Diaz, che dal fondo cerca il cross direttamente fra le mani di Miguel Vieira. Sta resistendo il Benfica nonostante i continui assalti del River, guidato da un Echeverri scatenato, pallone che viene rinviato nella metà campo avversaria, non si può fare da regolamento, altra regola specifica per questo torneo e per alcune gare di calcio giovanile, non si può rinviare la palla con i piedi direttamente dalla metà campo avversaria, non può essere il primo rimbalzo effettuato nella metà campo avversaria, quindi come da regolamento l'arbitro decreta calcio di punizione per il River. Lo batte con il numero 11 Della Cuesta, a vuoto l'intervento sia del portiere Miguel Vieira che di Echeverri, con la palla che sfila direttamente oltre la linea di fondo, e sarà proprio Miguel Vieira a effettuare questo rinvio. Vi ricordo a seguire la seconda semifinale, quella che metterà di fronte Lugano e Atletico Madrid, e poi domani in differita nel pomeriggio la finalissima su Sport Italia. Attenzione al
rovesciata di Martin Ferreira e Ceveri, le sue finte, area di rigore, prova la conclusione con l'esterno destro senza riuscire a trovare la porta avversaria. È davvero una battaglia quella fra Ceveri e tutta la difesa del Benfica, perché sta facendo praticamente tutto lui in attacco con la maglia del River. Questo duello in particolare con Martin Ferreira si sta rivelando il duello chiave di questa partita e ci sta facendo vedere delle ottime cose. E Ceveri ogni volta che ha la palla punta Martin Ferreira, che fa quel che può per provare a contenerlo sfruttando le sue qualità fisiche. Dall'altra parte c'è Leandro Alessandri che mette pressione addosso a Obregón e lo costringe a liberarsi del pallone subito in fallo laterale. Rimessa per il Benfica con Gonçalo Moreira. La palla viene rimessa in gioco da Leandro Alessandri che va proprio da Moreira. Ancora però il River alla meglio in fase difensiva. Diaz lotta con Gonçalo Oliveira. Finisce il campo, la palla termina fuori, rimessa con le mani per il giocatore del Benfica. Poi fischio arbitrale per un fallo in attacco commesso da Moreira. Punizione a favore del River Plate. Mentre arriviamo al giro di boa di questo secondo tempo, la punizione perfetta di Gonçalo Calisto Oliveira è ciò che fa la differenza finora in questa partita, con il Benfica che, ricordiamo, cerca di ripetere il successo dell'anno scorso in questo torneo ed è a due passi dall'ottenerlo adesso. Pallone calciato direttamente in tribuna da Leandro Alessandri, rimessa laterale a favore del River. Ancora l'anticipo tentato da Leandro Alessandri, ha commesso fallo Fabrizio Diaz. Calcio di punizione per il Benfica. Il pubblico, vedete alcuni portoghesi sugli spalti a incitare i giocatori della capitale. Adesso l'esecuzione di questo calcio piazzato per rimandare il pallone nella metà campo avversaria. Lungo in avanti il tentativo di giocata di sponda da parte di André Noto, che ancora ha sostituito, lo farà probabilmente per qualche minuto, Gonçalo Moreira, che è andato a prendersi un periodo di riposo in panchina. Fermata l'azione del River nel frattempo, Benfica può provare a ripartire con Diego che avanza in mezzo, poi cerca e trova sulla corsia di destra Guilherme Martinho Peixoto. La sua conclusione mancina, chiama il portiere Jarosevic al miglior intervento di giornata. Conclusione di Guilherme Martinho Peixoto e risposta di Jarosevic. Si conferma portiere di altissimo livello e riesce con la punta delle dita a deviare il pallone in calcio d'angolo. Corner affidato a Diego Gomes Montero Tavares, in tre dentro a saltare per il Benfica, privo in questo momento di Moreira. Pallone troppo alto però per la testa di Leandro Alessandri. Il River vuole subito innescare Ceveri, che ha giocato praticamente tutta la partita. Fa buona guardia però il Benfica e poi Diego segna il gol del 2-0. Vediamo se il gol è valido oppure no. No, annullato per fuori gioco, annullato per fuori gioco il gol di Diego. Si rimane sull'1-0. Era in offside l'attaccante con il numero 6. E allora tutto da rifare per il Benfica. Non è valido il gol di Diego. Una rapidissima ripartenza con questo lancio lungo. Dall'altra parte del campo il fallo di Guilherme Martinho Peixoto su Claudio Ceveri. Calcio di punizione a favore del River. Lo batte lo stesso Ceveri, nessuno in questo momento in barriera. Vediamo se Ceveri cercherà la soluzione diretta in porta. Batte invece corto, ottiene la palla di ritorno dopo lo scambio con Della Cuesta, fermato in fallo laterale dalla difesa del Benfica. Qui il motivo dell'annullamento. Eh sì, l'impressione è che Diego fosse più avanti rispetto al giocatore che gli ha passato la palla e quindi di conseguenza in fuori gioco, sicuramente nell'ultimo terzo di campo, zona in cui si applica questa regola in questo torneo. Calcio di punizione a favore del Benfica, lo batte Martin Ferreira. Il River però ci prova con Fabrizio Diaz, fermato da tre giocatori avversari. Leandro Alessandri ancora lotta con Diaz, finiscono entrambi a terra. Il fallo lo ha commesso il numero 8 del Benfica, secondo l'arbitro. Calcio di punizione, lo batte Rocas, tentativo di giocata di sponda di Ceveri che però non va a buon fine. Martin Ferreira spazza via verso André Noto che finisce a terra, tutto regolare per l'arbitro. Ancora la palla portata avanti da Della Cuesta che subisce fallo. Calcio di punizione, vediamo, no, a favore del Benfica.
Sì, no, mi correggo, a favore del River è stato effettivamente un fallo quello subito da Della Cuesta, mentre gli argentini rimandano in campo con il numero 9 Agustín Ruberto, che si è visto poco finora. Credo che sia la prima volta che entra in campo, aveva fatto molto bene Ruberto nelle gare precedenti. Attenzione alla palla vagante sulla deviazione del portiere, il lancio verso André Noto, che ha di fronte tre difensori avversari e viene fermato dal preciso intervento di Hugo Rojas. Interessante la scelta tecnica del River Plate, che ha aspettato gli ultimi sei minuti della gara per mandare in campo uno dei giocatori più prolifici finora in questo torneo, ovvero Ruberto, affiancandolo a Echeverri e alzando il tasso dal punto di vista fisico del proprio settore offensivo. Palla tenuta in gioco molto bene da Guilherme Martino Peixoto, le sue finte e poi l'intervento falloso ai suoi danni, calcio di punizione a favore del Benfica. Quindi vediamo ancora proprio il grande lavoro di Peixoto, questa sorta di doppio passo, la finta che gli ha permesso di liberarsi della marcatura di Della Cuesta, poi costretto a commettere fallo per non lasciare andare via il giocatore avversario, in due in barriera per il River Plate, 5 alla fine del match. E adesso vediamo se cambia qualcosa per il River con Ruberto in campo, giocatore nato nel gennaio del 2006, il numero 9 del River. Prima però la punizione a favore del Benfica, ancora con il tentativo da parte di Gonçalo Oliveira, ovvero l'autore dell'unico gol della partita, ma questa volta il suo tiro è facilmente disinnescato dal portiere Jarosevic. Il lancio verso Echeverri, che controlla bene, gran recupero però di Martin Ferreira, e poi piccola scaramuccia fra i due. L'arbitro si avvicina per calmare le acque. Questa è una battaglia che abbiamo visto fin dall'inizio di questa partita, uno contro uno, sono sempre stati uno di fronte all'altro, Martin Ferreira e Claudio Echeverri. Eccolo qui il controllo del giocatore argentino e poi Martin Ferreira che recupera bene, gli toglie la palla dai piedi, Echeverri non gradisce e gli risponde. Calcio di punizione adesso a favore del River, che ha ancora 4 minuti e 20 secondi per segnare il gol che potrebbe portare questa partita ai calci di rigore. In campo va Moreira per il Benfica, che torna sul terreno di gioco dopo un periodo di riposo. Serie di batti e ribatti, allontana il pallone Martin Maria Ferreira, poi fallo su Moreira, bravo a prendersi questi falli, a giocare come un vero centravanti. Batte la punizione subito per provare a innescare i suoi compagni, ma è River che recupera il pallone con Ruberto, irraggiungibile questo suggerimento in avanti verso Echeverri. Cambia il modo di giocare del River, che di fatto adesso ha due punte vere, perché a Echeverri è stato affiancato Ruberto, cosa che non era successa per tutta la partita fino a qualche minuto fa. Vuole aumentare il tasso offensivo della sua squadra il tecnico del River Gustavo Fermani, ed è ovvio che sia così visto che agli argentini serve un gol per recuperare. Attenzione adesso alla percussione a sinistra di Della Cuesta, il cui cross termina però direttamente fuori. Interessante comunque il fatto, una cosa che abbiamo visto fare a diversi allenatori in questo torneo, aspettare a mandare in campo i giocatori migliori nella parte finale delle partite per approfittare magari di un po' di stanchezza da parte delle difese avversarie. E Ruberto, lo abbiamo detto, era stato molto efficace nelle gare precedenti, e qui è lui che va al tiro con il mancino, palla fuori non di molto. Il tecnico del River Gustavo Fermani ha aspettato a mandare in campo Ruberto fino agli ultimi minuti di questa partita. Ancora un cambio adesso con il numero 13 Juan Bautista Dadin, che fa il suo primo ingresso in campo nel match. Il portiere Miguel Vieira del Benfica effettua il rinvio, intercettato proprio dal neo entrato Dadin. Intervento arbitrale perché Dadin ha subito fallo, calcio di punizione per il River, 2,5 più recupero alla fine. Arretra il Benfica ad aspettare l'esecuzione della punizione di Ulises Jiménez. Sono in 5 giocatori del River dentro a saltare, nessuno a proteggere l'area se non il portiere. Il pallone battuto morbido dentro, c'è un fuorigioco. L'arbitro ferma tutto perché è arrivata la segnalazione da parte del guardaline. Qualcuno è partito in offside su questa punizione, quindi gioco fermo quando mancano 2 giri di lancette alla fine del match. Ripetiamo, effettivamente l'impressione che il numero 5 Hugo Rojas fosse al di là della linea dei difensori del Benfica. Rimessa laterale per la squadra argentina, che deve essere effettuata però da una posizione più arretrata. Anzi, no, è una rimessa laterale, l'arbitro lo conferma, però la posizione deve essere più arretrata rispetto a quella che inizialmente aveva preso il numero 11 Della Cuesta.
Allora il gioco può riprendere con Della Cuesta che mette in campo il pallone per Eceverri. Eceverri cerca ancora di andare via a Martin Ferreira. L'ultimo tocco è del giocatore argentino. Rimessa per il Benfica. Il tempo stringe per il River, che deve assolutamente fare qualcosa il prima possibile. Moreira cerca di andare da Diego, che non può evitare che la palla termini fuori però. E allora rimessa per la squadra argentina, con il pallone subito mandato verso Eceverri, anticipato ancora bene dal Benfica con Guillermo Martino Peixoto. Poi la possibilità per Diego, che salta un avversario, tocca per Moreira. Moreira gira intorno al portiere e però non si fa beffare. Molto bravo Jarosevic a capire subito quello che Moreira avrebbe voluto fare e a tuffarsi sulle sue gambe per impedirgli di scartarlo, di superarlo. Ultimi 40 secondi di gara e River che ci può provare ancora, dopo aver disinnescato con il portiere Jarosevic l'occasione di Moreira. Ultimi assalti per il River, fermata però questa percussione con il pallone rispedito nella metà campo degli argentini, dove c'è ancora Moreira che lo difende in mezzo a due avversari, glielo porta via subito la retroguardia del River. Sbagliano ancora però gli argentini, serie di batti e ribatti. Ultimi 15 secondi, forse l'ultima chance per il River. Ruberto riceve palla sulla corsia di sinistra, viene fermato dal solito Martin Ferreira. Il pallone poi rilanciato in avanti verso Moreira, attenzione a Rocas che potrebbe anche calciare dalla distanza. Diego respinge il suo tentativo e poi è Diego che tiene palla mentre il cronometro segna 20 minuti. Va via Diego in percussione, in mezzo si muove Moreira, doppio passo di Diego che poi mette in mezzo, palla troppo debole che termina fra le mani del portiere Jarosevic. 20 minuti, 15 secondi sono trascorsi, vediamo se c'è tempo per un'ultima azione del River Plate. Saranno ben due i minuti di recupero concessi, come ci informano dal coordinamento, e allora c'è ancora tempo per la squadra argentina per provarci. E Eceverri, area di rigore, mette in mezzo il pallone, c'è Ruberto ma c'è anche il portiere Miguel Vieira, fra i grandi protagonisti di questa partita, anche qui molto bravo a intervenire. Nel frattempo è rimasto a terra un giocatore del Benfica, si tratta proprio dell'ottimo Martin Ferreira, che dopo aver tentato invano di fermare Eceverri ha avuto la peggio, ha subito un leggero infortunio, il che potrebbe significare che il recupero verrà allungato di qualche secondo. Se n'è già andato il primo dei due minuti inizialmente concessi dall'arbitro come recupero di questo secondo tempo. Benfica avanti 1-0 e River che ci sta provando fino alla fine a centrare il gol del pareggio. Moreira numero, va via molto bene un avversario e poi scatta, pallone dentro, esce il portiere Jarosevic fino al limite dell'area di rigore per anticipare Leandro Alessandri. Palla messa fuori poi dal Benfica, rimessa laterale per Della Cuesta. Il pallonetto da parte di Rocas in avanti per Ruberto che prova a girarsi. Ruberto cerca all'affondo, conclusione di Ruberto che termina fuori, forse l'ultima chance per il River Plate. Ruberto inserito in campo soltanto per gli ultimi minuti della partita, ha fatto quello che ha potuto, qui è riuscito a superare Gonzalo Oliveira prima di andare al tiro senza però trovare il bersaglio. Bella giocata di tacco per Moreira, anticipato però bene questa volta da Jimenez, poi lo stesso Moreira commette fallo. Calcio di punizione per il River, siamo al 22esimo, forse ultimissima chance per gli argentini. Jarosevic batte lui la punizione, manda tutti i compagni in avanti all'interno dell'area del Benfica. Va Jarosevic che aspetta ancora qualche secondo, l'arbitro fischia. Jarosevic spedisce il pallone in mezzo, colpo di testa, pallone che rimane lì al limite dell'area di rigore. Il River ci prova con Della Cuesta che deve però allargarsi perché spinto verso l'esterno dai difensori del Benfica. Poi il tentativo di cross respinto fuori dai portoghesi, si gioca ancora, siamo 31 secondi oltre il 22esimo ed eccolo qui il fischio finale. Il Benfica è la prima finalista del Venice Champions Trophy.